Ciao a tutti, siamo arrivati alla seconda giornata di PT ed ecco i 4 look selezionati. Il primo è questo qui, molto semplice e cavalca uno dei trend del momento, cioè indossare una di queste camicie stile hawaiano in tutte le salse in realtà, perché la vediamo indossata da sola con magari le maniche tirate su come ce l'ho io in questo momento, oppure con le maniche più lunghe, quindi lasciate completamente srotolate. In questo caso la vediamo abbinata a un abito, quindi giacca e pantalone, la vediamo abbinata a degli spezzati e non importa neanche che sia per forza una camicia floreale, ma può essere anche con diverse fantasie. Io ad esempio ne indosso una con delle specie di pois venuti non perfetti, quindi camicia hawaiana in questo caso abbinata con un abito. Molto felice la scelta di abbinare una camicia sul blu e bianco con un abito sul marrone color nocciola, e particolare è l'abbinamento dei, chiamiamoli, due accessori, cioè dell'orologio con cinturino verdone militare e la tracolla arancione della macchina fotografica, che probabilmente da soli stonavano un attimo, non tanto la tracolla quanto il cinturino verdone. Così insieme in realtà si bilanciano, perché tra l'altro stanno benissimo assieme il verdone con l'arancio, e tutto insieme con l'outfit blu, bianco e questo color nocciola marrone, a mio giudizio sta benissimo. Il secondo look è molto simile al primo, sia per colori sia per scelta dell'outfit, ma con un tocco un po' più, possiamo dirlo, un po' più arrogante, con questa camicia che non è la classica camicia hawaiana, floreale hawaiana, ma ha una stampa con colori più forti, più scuri, un po' più da duro, se così possiamo dire. Mi ricordo un po' qualche pezzo dell'ultima collezione di Justin O'Shea e devo dire che mi piace molto, anche abbinata agli accessori, perché devo dire che anche la scelta degli accessori è veramente azzeccata, dagli anelli al bracciale, l'orologio, le collane, sono veramente curate nei dettagli. Quindi possiamo dire che Sean, che è il ragazzo che indossa questo outfit qui, cioè questo ragazzo qui, ha scelto veramente bene gli accessori da abbinare. Chiude l'outfit, la scarpa, che in questo caso non si vede, ma se andate a cercare nel suo profilo, ha una scarpa elegante sul nero con il laccetto che chiude sul davanti, azzeccatissima, e questo occhiale che invece vediamo scuro, molto maschio, squadrato. Passiamo ora al terzo look e troviamo uno dei maestri del sartoriale italiano, cioè Luca Rubinacci, possiamo dire figlio d'arte, che indossa questo look fatto di pantalone e giacca coordinata, 4 tasche frontali, t-shirt bianca molto semplice sul davanti, e un dettaglio che io apprezzo tantissimo è l'abbinamento della lente dell'occhiale con la scarpa. Dettaglio che non vedo in questo caso sono i bracciali, perché Luca solitamente indossa sempre una moltitudine di bracciali, più o meno come me, di solito lui li indossa molto colorati, ma probabilmente ce li ha nel braccio che noi non vediamo. Ultimo outfit selezionato è quello di Alessandro Squarzi, che indossa delle sneakers bianche con suola nera, pantalone bianco, diciamo è un suo classico, è quasi una sua firma il pantalone bianco, t-shirt bianca semplice, molto basica sotto, con camicia floreale sul bianco azzurro blu sopra la t-shirt, e giacca di jeans molto comoda sopra. A chiudere l'outfit ovviamente occhiale con lenti scure molto ampie. Questo era l'ultimo look dei 4 selezionati per il secondo giorno del PT, spero vi siano piaciuti e noi ci vediamo domani per il terzo giorno di look del PT.